ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi con il mio partner Vincenzino. Ragazzi, nonostante il giorno di festa per noi, ma siamo qui a vedere comunque il nostro Benevento. È una partita tosta perché andiamo in quel di Messina, una partita da non sottovalutare perché purtroppo il passato non ci vede sempre vincenti. In 80 anni abbiamo vinto solo 2 volte a Messina, ragazzi. Quindi una Messina stregata, però quest'oggi sicuramente, vedendo il Benevento che stiamo vedendo in queste ultime giornate, abbiamo tante speranze. Ovviamente si dovrà lottare. Il mister in formazione non ha cambiato nessuno, ragazzi, è la stessa della Juventus Next Gen. Però bisogna dire che il Messina ha avuto una settimana un po' difficile perché si è svincolato un calciatore, cioè ha rescisso il contratto un calciatore e si sono rimessi un paio di dirigenti, quindi ha avuto una settimana movimentata, però è allenata bene da Modica. È una squadra che gioca a viso aperto, ovviamente gioca per la salvezza di Messina perché cambia ogni anno tanti giocatori, gioca per la salvezza, gioca a viso aperto in un campo molto largo, perché il campo di Messina è un campo molto largo, però è difficile perché il terreno non è ideale. Però questa non deve essere una giustificazione in quanto iniziamo a vedere i cambi reali di Serie C, perché comunque l'asticella si alza. Un Messina che, nonostante le difficoltà, sicuramente in casa non vorrà fare brutta figura, e allo stesso tempo un Benevento che vuole mantenere la vetta della classifica. Dobbiamo scappare via, ragazzi, visti soprattutto i risultati di ieri. Quindi incrociamo le dita, noi ci vediamo a fine partita. Qua, ragazzi, partita terminata, è purtroppo un Benevento che continua a sprecare fuori casa, e nonostante le occasioni siano molteplici, però quest'oggi tanto amaro in bocca rispetto alla partita di Monopoli, perché quest'oggi dall'occasione dal calcio d'angolo ad arrivare occasione avanti al portiere che non tiriamo mai, ma dobbiamo sempre ci marcare anche la porta, e ci portiamo comunque un punto. Però però ragazzi, allora non ci riusciamo a sbloccare in trasferta, ragazzi, stecchiamo sempre in trasferta. Oggi però abbiamo fatto una partita dalle due facce, perché il primo tempo abbiamo fatto pochi tiri in porta, il secondo è stato più determinante il Benevento, e quindi abbiamo giocato meglio, abbiamo tirato di più, però non abbiamo concretizzato, ed è stato bruttissimo come situazione, perché cioè l'ennesima volta che stecchiamo in trasferta. Soprattutto è importante perché anche se è appena iniziato il campionato, era un'altra possibilità per continuare ad allungare sulle avversarie, soprattutto dopo il risultato di Picerno. Diciamo che è il secondo match point che abbiamo avuto già. Però match point per questo momento del campionato. Per allungare in classifica. Però diciamo che era un'occasione bella ghiotta, e il rammarico non c'è perché vai a pareggiare fuori casa, ma per le occasioni che non sfrutti, dobbiamo essere onesti. Lì in attacco, secondo me, il mister deve un po' capire realmente com'è la situazione, e soprattutto deve anche rischiare dei cambi prima, secondo me. Secondo me, allora, quando si gioca in trasferta con determinate squadre, tipo come il Messina, che si chiude bene giustamente perché si deve salvare, e poi gioca a viso aperto nelle ripartenze, c'è bisogno di due attaccanti, diciamo, prime punte vere, cioè tipo Manconi, Ullanini, vicini. E grossi, perché soprattutto si gioca sulle palle sporche lì. Sì, non, esatto. Sicuro non è un campo da giocare a livello tecnico. È il vero cambio di Serie C, come Monopoli. È il campo dove l'occasione ti può sbloccare la partita. Esatto. E tu devi essere bravo a sfruttare l'occasione. E quest'oggi per l'ennesima volta non l'hai sfruttato, dobbiamo essere onesti. Sì, e poi parliamoci chiaro, cioè io vedo due Benevento, cioè il Benevento quando giochi in casa è proprio devastante, cioè gioca su velluto, vai in trasferta, vai in difficoltà totale, cioè neanche in difesa, cioè abbiamo rischiato solo una volta oggi in difesa in maniera grossolana, ma non possiamo dire neanche che abbiamo rischiato troppo, e il problema è che non concretizziamo. Quindi ragazzi, X, comunque rimaniamo lì in vetta a pari punti con il Picerno e anche il Monopoli, mi sa. E nulla, ora testa bassa a lavorare per la prossima in casa con Latina. E nulla, che dire, noi vi mandiamo un bacione, condividete il video, iscrivetevi al canale, lasciate un bel commento, fateci sapere la vostra su questa partita. E poi dobbiamo fare la quinta puntata del corner giallorosso, quindi tra lunedì e martedì faremo la quinta puntata. E che diciamo, ragazzi? Con la pioggia e con il vento, soprattutto col vento, forza bene.